Buonasera, benvenuti al concerto conclusivo del 57esimo Festival di Nuova Consonanza. Di solito al concerto conclusivo c'è un misto di malinconia e gioia, malinconia perché tutto sta per finire, gioia invece per un bilancio che come in questo caso è stato particolarmente felice malgrado la situazione oggettivamente difficile. Stasera però noi non possiamo gioire. Perché questo non doveva essere l'ultimo concerto ci sarebbe stato domani, l'avevamo rinviato perché un musicista importante, un nostro amico, stava poco bene, purtroppo non ce l'ha fatta, il Covid l'ha portato via, il concerto di domani non ci sarà, ma questo è il male minore. Lelio Giannetto è scomparso oggi. E io non mi lanterò di essere stato un suo grande amico, lo conoscevo come artista, lo stimavo molto, ma qui con noi c'è il nostro socio Marcello Panni, che invece l'ha conosciuto personalmente, lo ha conosciuto artisticamente, e è proprio a lui che vorrei chiedere un ricordo. Eh sì, purtroppo è stato un colpo piuttosto triste per me stamattina sapere che proprio ieri è scomparso. Lelio Giannetto era il direttore di un gruppo straordinario palermitano, Curva Minore, che era un gruppo di improvvisazione. Io l'ho scoperto 3 anni fa quando sono andato direttore artistico a Palermo e ci siamo incontrati per caso, come succede. E abbiamo fatto una grande amicizia anche perché l'entusiasmo di Lelio in questa sua attività insieme a un gruppo di pianisti, lui era contrabbassista di professione, diciamo molto libero, ma aveva un gruppo, no, chitarra, flauto, sassofono, alcuni facevano una specie di gruppo di improvvisazione che mi ricordava molto quello che avevamo vissuto negli anni 70, 60, 70 col gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza e mi sono subito affezionato a loro perché come un fenomeno carsico, che un fiume questo della improvvisazione che sembrava svanito nel nulla, sottoterra, poi è riemerso in questo gruppo palermitano e proprio con lui c'era l'intenzione di riagganciare quella comunicazione Palermo-Roma che negli anni 60, all'epoca d'oro, alla fondazione di Nuova Consonanza e il Festival di Palermo, le settimane di musica contemporanea di Palermo, era stato un legame molto stretto. Si pensava, purtroppo il destino ha voluto altrimenti, ne siamo molto tristi e niente, a questo punto possiamo che cominciare il nostro concerto perché l'arte deve continuare e lo spettacolo deve andare Sì, noi possiamo fare poco, però quello che possiamo fare è dedicare questo concerto a Lelio Giannetto e dare tutta la nostra vicinanza alla famiglia e ai suoi amici. Grazie a Marcello Panni per questo ricordo. grazie a voi. Buon concerto. Ora ecco che dire Show Must Go On è molto facile, farlo invece è molto doloroso. Noi lo faremo per rispetto di Lelio Giannetto, di Nuova Consonanza e del nostro lavoro. Sono appena entrati Marco Scolastra al pianoforte e Mark Milhofer tenore. Questo concerto si chiama Folk Songs perché è un concerto di musiche popolari, ma di musiche popolari molto diverse tra loro. Si tratta di due grandi blocchi. Nel primo ci sono una parte delle folk songs di Britten, saranno otto, e otto saranno anche i brani della seconda parte, in cui invece saranno tutti pezzi in prima esecuzione assoluta. I primi otto pezzi, adesso faccio come fanno quelli bravi in televisione, li troverete sicuramente in questo doppio CD che noi che siamo privilegiati abbiamo in anteprima, ma uscirà nei prossimi mesi. Anche voi però siete privilegiati perché potrete ascoltarne 8 qui e sono 8 brevi brani, ognuno che rappresenta un mondo. In fondo Britten voleva da una parte riscoprire
la sua tradizione antica, dall'altra invece rileggerla in forma contemporanea a lui. Ora se ne potrebbero parlare 4 ore e 15 oppure 30 secondi, noi abbiamo scelto questa seconda opzione per sentire la musica, però io una domanda a Marco Scolastra la vorrei fare. E ti vorrei chiedere, da dove vengono questi pezzi? Qual è stata la ragione per la quale sono stati scritti? Ma secondo noi, secondo me Mark, e anche secondo alcuni studiosi di Britain, c'è una duplice ragione, una ragione sentimentale e una ragione pratica. Britain era in America con il dedicatario di questi folk songs, che è Pierce, il tenore Pierce, e non avevano repertorio. Negli anni di guerra, parliamo degli anni della Seconda Guerra Mondiale, non avevo repertorio per i concerti e forse per ricordare la sua Inghilterra, la Scozia, il clima, il sentimento delle sue terre, lui appunto arrangia in maniera geniale, meravigliosa, questi canti tradizionali che sono appunto inglesi, scozzesi, gallesi. Dunque forse nasce da un sentimento di nostalgia e poi viene il fatto pratico contingente. Quindi, come spesso succede, dalla necessità nascono dei capolavori, sì. Però c'è un dettaglio, bisogna essere dei geni. Certo. Ora, io avere Mark Millhofer davanti, che è uno dei tenori più importanti che tutti conosciamo, ma non solo, specializzato in questo tipo di repertorio, e non fargli nemmeno una domanda, non me la sento proprio. Però io ti vorrei chiedere, Mark, tu sai esattamente come affrontare questo repertorio. Allora io mi chiedo, qual è la dote principale che un tenore deve avere per affrontarlo? Ma ti chiedo anche un'altra cosa più cattiva. Una cosa che proprio non si deve fare mai. Allora, io direi che Britten ha messo ogni dettaglio che lui voleva. Nello spartito lui ha messo le direzioni che si deve seguire, e lui è così preciso, c'è tutto lì. Così si deve seguire quello e sarà esattamente come voleva lui. L'altra domanda, forse non devo dirla, ma io direi che non si deve imitare Peter Pierce, perché c'è la tentazione di ricreare il duetto, il duo, fra Britten e Pierce, ma Pierce aveva una voce che nessuno ha avuto mai dopo, è una voce unica, è un timbro molto personale, e la tentazione è di imitarlo. Io direi no. Quindi fare tutto quello che ha scritto e essere se stessi. Esatto. Una cosetta non facile. Io sono sempre più curioso, quindi riprendo le mie cose e vi ascolto con molto piacere. Grazie. Buon concerto a tutti e in bocca al lupo.
A flaxen-headed cowboy, as simple as may be, and next a merry plowboy, I whistled o'er the lea. But now a saucy butler, I strut in worsted lace, and soon I'll be a butler, and away my jolly face. When steward I'm promoted, I'll snip the tradesman's bill, my master's coffers empty, my pockets for to fill. Oh, when lolling in my chariot, so great a man I'll be, so great a man, so great a man, so great a man I'll be. Oh, forget the little cowboy who whistled o'er the lea, you'll forget the little cowboy who whistled o'er the lea. I'll buy votes at elections, and when I've made the pearls, I'll stand poll for the parliament, and then vote it myself. Whatever's good for me, sir, I never will oppose. When all my eyes are sold out, why then I'll sell my nose. I'll joke, harangue, and paragraph with speeches charm the ear, and when I'm tired on my legs, then I'll sit down a peer. In court or city honour, so great a man I'll be, so great a man, so great a man, so great a man I'll be. Sing a wild song.
Thank you.
town there lived a brisk young widow. For beauty and fine clothes none could excel her. She was proper stout and tall, her fingers long and small. She's a comely dame withal, she's a brisk young widow. A lover soon there came, a brisk young farmer, with his hat turned up or round, seeking to gain her. My dear, for love of you, this wide world I go through, if you will but prove true, you shall wed a farmer. Says she, I'm not for you, nor no such fellow. I'm for a lively life with land and riches. Tis not your hogs and yows can maintain her below. My silken satin clothes are all my glory. Oh, madam, don't be coy for all your glory, for fear of another day and another story. If the world on you should frown, your top knot must come down to a linsey-woolsey gown. Where is then your glory? With his hat bent down or round, he sought to gain her. Whereat the farmer swore, the widow's mazed, I'm sure, I'll never call no more a brisk young widow. A few, and a thousand fat bullocks in store. Of
I banished all my care for a food I was not stinted, and in this crocodile I lived 10 years, and a very well contented. Tumerit valali bolam tit, tumerit valali di, tumerit valali bolam tit, tumerit valali di. Getting cold, he was so long and wide. His skin was 8 miles thick, I'm sure, or very near about, for I was full 10 years or more, cutting my way out. Tamarit valali bolam tit, tamarit valali di. And now I am once more got on earth, I vowed no more to roam. In a ship that passed, I got a berth, and now I'm safe at home. And if my story you should doubt, should you ever travel the Nile, it's 10 to 1 you'll find the shell of the wonderful crocodile. Tumerit valali bolam tit, tumerit valali di, tumerit valali bolam tit, tumerit valali di.
Mark Milhofer, tenore, Marco Scolasta al pianoforte. Hanno eseguito 8 folk songs di Britten. Vi ricordo che l'integrale delle folk songs è in uscita il prossimo anno per la Brilliant. Ora abbiamo la seconda parte della serata, sempre canzoni popolari, questa volta italiane, e tutte prime esecuzioni assolute. La prima sarà di Fabio Cifariello Ciardi, Povero Napoleone, che è dedicata a George Floyd e alle proteste per l'uccisione dell'afroamericano, ma sentirete anche una serie di frammenti di inni, brani, canzoni che tutti conosciamo, montate in maniera molto, molto originale. Poi abbiamo 3 brani che fanno riferimento a melodie dal sapore arcaico. Mauro Montalbetti con Canto de una volta, che è un antico canto bresciano. Sara Canepa con Cruda Nenia, che invece è una ninna nanna campana. E poi Lorenzo Ferraro con La Monferrina, che è una danza piemontese. Tutti e tre con stili estremamente diversi, però hanno questo riferimento antico e che, come Britten, in qualche modo lo riportano all'attualità. Il concerto si concluderà con 4 canti popolari ciociari di Marcello Panni, tratti da una raccolta di Luigi Colacicchi, un antico nobile di Anagni, alcuni dei quali riconoscerete chiaramente. Vedevo Marco però prima che faceva qualcosa con il pianoforte, li armeggiavi, cosa facevi? Di strano facevo. Sì. Ma perché Marcello, in questa seconda parte, come hai detto tu, questi brani di prima esecuzione assoluta, alcuni compositori di questi compositori hanno usato delle tecniche di esecuzione in cui il pianoforte non si suona soltanto con le mani sulla tastiera, ma anche dentro la cordiera. Questo è stato inaugurato tantissimi anni fa dal grande John Cage, e in questo pezzo in particolare... In quale? Facci ascoltare, sì, qualche effetto. Benissimo, c'è innanzitutto uno spago. Come vedete c'è uno spago, e perché uno spago? Perché la compositrice giovanissima Sara Canepa vuole... Canepa. Sì, scusate, sì, non ci sbagliamo. Vuole un effetto per imitare un po' la crudezza e il mistero di questa sua ninna nanna alpina, un effetto del genere. Con il pedale abbassato si tira lo spago. Ecco, qui si sente proprio la cruda nenia, è il titolo, questa crudezza. Nello stesso pezzo la compositrice vuole che si suonino le corde, che si suonino 2 tasti, ma non reali in questo modo, con il suono reale, ma vuole che le dita vadano sulle corde rispettive in determinati precisi punti e venga questo effetto. Un suono dunque, diciamo, non tradizionale, molto evocativo. Ecco perché mettevi quei segnetti, sì, sulle corde. Ho messo segnetti per avere dei riferimenti, e questo è un effetto veramente molto sorprendente. Poi nel primo pezzo di Fabio Cifariello Ciardi sentiremo anche l'uso del plettro proprio sulle corde, che strofina le corde, e anche il battito di una mano che in corrispondenza di questo ultimo lamento di George Floyd. Bene. Invece negli altri pezzi di Ferrero e nei pezzi del Montalbetti, Pani sono tradizionali, c'è cioè l'uso, diciamo, delle mani solo sulla tastiera. Fortunatamente. Bene. Allora. Volevamo ringraziare con l'occasione tutti i compositori, io e il maestro Milhofer, che hanno scritto per noi per questo concerto. Grazie veramente a tutti. Bene, siamo contenti anche della nuova consonanza, di creare questi rapporti, dare queste opportunità e creare nuova musica, che poi è il motivo per cui l'associazione esiste. Allora, Mark Milhofer tenore, Marco Scolastra al pianoforte, in questa seconda parte di Musica Contemporanea. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
possa mangiar. Possa mangiar, si mangio a pecorella. O nonnarella, Maria Catalina, dumia, dumia, nasce assa. Oh, sì, sì, che gli adaria, lei la sale si assacca. Rise e coglia da Iarin, guarda un po' come ballo vin. Ballo pipin, le paese a notte, che le tutta a tenere. Oh, bon di, bon di, bon di, ancora una volta, ancora una volta. Oh, bon di, bon di, bon di, ancora una volta, ancora una volta. Ancora una volta, su dalla porta, ancora una vira, su dalla rita. Bon dì, ancora una volta, ripeto a me.
mamma del mio amore, lo accartellate. Facite cete grosse le ferite. Facite cete grosse le ferite. Che ci spacca il coraccio come le rape. Mamma del mio amore possesse accisa, lo va dicendo che poca la dota, lo va dicendo che poca la dota. Figlio non possede la camicia, e lo mio amore mi ha detto la mora. Ci ho risposto lo scarto dell'Eva, io ci ho risposto lo scarto dell'Eva. Quanto ci è dispiaciuta sta parola. Si chiama, non ve lo pozzo di came se sciupa, non ve lo pozzo di came se sciupa, non ve lo pozzo di came se sciupa. Si chiama Gelsomino, si chiama Gelso, si chiama Gelsomino, che bella nuova. Nicola, rivolta lì quattrini con la pala, rivolta lì quattrini con la pala, rivolta lì quattrini con la pala, e li carreggia poi con la carriola, e li carreggia poi con la carriola. Quando va in processione va piano piano, quando va in processione va piano piano, quando va in processione va piano piano, lo porta il cordone dello stendardino, lo porta il cordone dello stendardino. Regalato un bel diamante, lo porta in petto e mamma non ne sa niente, lo porta in petto e mamma non ne sa niente. Chi te l'ha regalato, primo amante? Chi te l'ha regalato, il primo amante? Monte Ritondo mi fa le cartoline e me le manda, mi fa le cartoline e me le manda, ma non ci mette mai quando ritorna, ma non ci mette mai quando ritorna.
scortellato, me voglio far coltello scortellato, me voglio far coltello scortellato, non me ne cura la paga né moda. Thank you.
Mannaggia lo pizzica, so pizzichi d'amore bello non fanno male. Me pizzica, me lozzica, mannaggia lo pizzica, so pizzichi d'amore bello non fanno male. Me so sonnato mamma, me so sonnato e ma, me so sonnato Peppe che me sposeva. Me so sonnato mamma, me so sonnato e ma, me so sonnato Peppe che me sposeva. Me so sonnato mamma, me so sonnato e ma, me so sonnato Peppe, Peppe che me sposeva. Me so sonnato mamma, me so sonnato e ma, me so sonnato Peppe, Peppe che me sposeva. Me so sonnato e ma, me so sonnato e ma. Me pizzica, me stuzzica, me nazzica, me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, so pizzichi d'amore bello non fanno male. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica. E come un bis, perché ovviamente sentiamo un grande applausi da voi. Grazie, grazie. Abbiamo un altro pezzo dal maestro Lorenzo Ferrero, che non abbiamo messo perché questa volta ha usato un testo in portoghese, e allora non era, come si dice? Coerente. Corrente. Si chiama Mar Eterno. Aggiungere è un testo basato su un ritmo, la danza della morna, la morna di Capoverde, che è stata riconosciuta patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2019. Esta minha
Stada manza, non leve cessata.